Domenica 9 dicembre è stata consegnata l'onorificenza cittadina più prestigiosa. Si tratta del titolo casellese dell'anno, che quest'anno è stato conferito alla sezione G della scuola d'infanzia Andersen. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie agli ottimi risultati conseguiti in 2 anni di partecipazione a vari concorsi nazionali. L'omaggio, di maggior rilievo, è stato rappresentato dalla targa ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alcuni mesi fa. È stato reinterpretato l'articolo 10 della Costituzione italiana, ha affermato il presidente della Proloco Silvana Menicali. Quando è giunta la candidatura non abbiamo nascosto alcune perplessità, perché il regolamento non prevedeva di poter proporre una classe scolastica. Si è andati in deroga al regolamento e la votazione è stata unanime. Una medaglia e una pergamena sono state consegnate da Menicali, presidente dell'associazione turistica, alle maestre Sonia Fava e Livia Piombi. Successivamente sono stati chiamati sul palco tutti i premiati. I protagonisti sono stati gli allievi dell'anno scolastico 2017-2018. Ha commentato Loredana Meuti, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Caselle. Grazie all'impegno delle docenti e degli alunni, siamo lieti di essere considerati l'istituto comprensivo che è arrivato fino a Roma, ha aggiunto il sindaco Luca Baracco. Il casellese dell'anno è un pretesto per svolgere una riflessione sulla vita della nostra comunità. Si è trattata della 18ª edizione del premio istituito nel 2018 dalla Proloco di Caselle. Come da tradizione sono stati presentati i casellesi dell'anno presenti in sala dal 2001 al 2017. Si è concluso con un canto di gruppo e l'intervento dell'assessore all'istruzione Erika Santoro.